La dice dunque sulla trascuratezza in cui si è affrontato il problema, che invece si raccontino la bellezza delle culture del Senegal, perché c'era un presidente, si chiamava Senghor, che era un poeta, che ne so, o del Burkina Faso perché ha prodotto la world music. E tutto questo invece lo trovi su pagine intere. Ma raramente trovi questi come una componente strutturale, come una forza lavoro fondamentale dell'economia europea. Il proletariato tedesco operaio è stato essenzialmente immigrazione, su quello è stato costruito una parte del miracolo economico tedesco, proprio per queste sue caratteristiche di basso tasso di diritti, di sfruttamento e simili, però tutto questo che sembra vetero in realtà è strutturale di un'economia e oggi non lo, potrebbe non esserlo più perché si vogliono fare i muri dopo Maastricht e fare un flusso programmato dell'arrivo dei lavoratori stranieri. Allora diventa gestione multinazionale della forza lavoro. Se invece tu continui a ragionare sulla necessità, ti faccio l'ultimo esempio, il centro straniero di Accadino ha organizzato dei corsi di insegnamento dell'italiano per le varie etnie o i vari cittadini stranieri provenienti dai paesi africani o sud-est asiatico a Milano. E lì ci sono gli insegnanti che alla sera spiegano ai maghrebini la grandezza della cultura maghrebina. No? No, no. Perlomeno sorprendente. No? Cioè, o quanto è stata una grande cultura quella di Ceylon o gli antichi imperi africani. Per restituire identità, perché la differenziazione etnica sarebbe in questo caso una ricchezza che gli permetterebbe di combattere chi? Agnelli o Lucchini, il re del Tondino, eppure ci credono, c'è qualcosa che non funziona che non viene questo tipo di ragionamento. No? Se è Lucchini, sai che viene sbatte dell'antico impero africano, raccontato da Renzo. No, penso che lui, se quello lavora, come porta, se questo al terzo turno, però lo leggeva il lavoro. Io non ci credevo neanche, poi facevo 11 ore, facevo anche gli straordinari, allora gli abbiamo dato anche la casa, va bene, no? Poi, la casa è l'azienda, perché gli diamo il lavoro, gli diamo la sanità, gli diamo il permesso di soggiorno e anche la casa no, non si può, questo rimane l'azienda, sostanzialmente. Invece tu hai 100 convegni sulla società multirazionale del Mediterraneo, nessuno. Su un'esigenza strutturale di milioni di persone che sono in Francia e in Germania, che sono una forza lavoro, no? E che producono ricchezza. Perché in uno dei tanti periodici convegni del CNEL a cui ho partecipato, Gino Giugni una volta ha detto, un suo assistente, adesso non ricordo come ha detto, però sarebbe quasi una bizzarria, lo dico con un po' di cinismo, ma in realtà questi 210.000 assunti tramite ufficio di collocamento in 3 anni possono sanare il deficit dell'INPS. Tanto mi diamo dietro un cazzo, perché sostanzialmente questi qua sono tutti i contributi. Poi dopo ho detto, beh, è una battuta cinica, non è che penso cose così, però certo c'era la testa, non sia gente che poteva. Ora, voglio dire, c'è stato qualcosa che non ha funzionato. È vero che l'Italia aveva preparato, è stata la moltiplicazione delle cifre, però io diffido, intendo dire, di coloro che occupano una parte del proprio tempo nella lettura e nella necessità di produrre una cultura, una tonalità, di accoglienza che abbia a che fare con la difesa delle culture di coloro che vengono da tutto il sud del mondo e non si preoccupano minimamente del fatto che questi sono lavoratori produttori di ricchezza. Ho diffidenza per chi fa questo tipo di operazioni. Anche perché questo tipo di operazione fa sì che, per fare un esempio del Comune di Milano, una giunta di sinistra con la partecipazione del PDS e dei Verdi non si dimetta nel momento in cui viene concesso il voto agli immigrati su referendum consultivi, peraltro era un voto minoritario, piccolo, no? Invece si dimette su un problema di soldi se il palazzo di congresso viene fatto al Portello o a Rho, a Pero. Questi si chiamavano, voglio dire, Verdi e PDS, non è che si chiamavano Democrazia Cristiana o MSI. La Pilloni ha sostenuto sostanzialmente che l'arrivo di migliaia, di migliaia di immigrati a Milano poteva produrre delle tonalità emotive razziste o violente o xenofobe da parte della popolazione e quindi l'unico mezzo per abbassarle era disperderli sul territorio in piccoli centri di prima accoglienza, disperderli a Rogoredo, a Grato Soglia, a Via Novara, a Brescia, disperderli.
nei container dove potevano mettere sostanzialmente, disperdere sul territorio, perché la concentrazione avrebbe prodotto un effetto uguale e contrario se no, sostanzialmente da parte della popolazione. Ma ho posto tutti questi problemi per vedere alcune contraddizioni che sono di superficie, invece quelle più profonde secondo me sono altre. È che nel paese Italia l'immigrazione arriva nel momento in cui non c'è un'esperienza precedente, non c'è una cultura, una riflessione sulla presenza di costoro come c'è in Francia, come c'è in parte in Germania, o in Inghilterra o negli Stati Uniti, e avviene, mentre sta invece modificandosi completamente, come si può dire, la struttura organizzativa della società in rapporto ai processi di produzione. Per cui non avverrebbe mai di essere a Brindisi e mentre ci sono gli albanesi sopra al porto e tu hai centinaia, visti fisicamente, di cittadini che fanno la fila tutti i giorni a portare da mangiare e da bere agli albanesi, che prendono gli albanesi che scappano dal porto e li ospitano clandestinamente a casa, che prendono gli albanesi. Il coordinamento, se tale lo posso chiamare, dei contrabbandieri della costa brindisina ha assunto decine e decine di albanesi di lavorare per fare i contrabbandieri. No, i contrabbandieri di guadagnare 100.000 al giorno per facendo i contrabbandieri, arriva di guadagnare 2 lire. No? Questa capacità di accoglienza che ha la città del sud, pur essendo più povera nei fatti della città del nord, ha a che fare con una modifica della struttura dell'organizzazione della società che nel nord è avvenuta e nel sud non è avvenuta. Nello stesso Casertano, dove ci sono d'estate, nella terra di lavoro, a Villa Literna, a Mondragone, a Torre di Pesco Pagano, a Capua, 40-50 mila immigrati su 400 mila abitanti, e sono tantissimi perché siamo al 10% circa della popolazione, non è vero, a differenza di quello che ho scritto nei giornali del nord, che c'è razzismo o che c'è rifiuto. Assolutamente no, non è vero. Sono stati, è vero, in 2 anni 11 morti ammazzati, immigrati, compreso Jerry e Marlo, e in quella zona, ma se uno fosse andato, come si fa quando si fa ricerca, a verificare, se si esclude l'episodio di Marlo, che è stato ammazzato da un gruppo di disgraziati, marginali, volevano rubargli lo stipendio che aveva raccolto negli ultimi 2 mesi raccogliendo i pomodori, gli altri erano dei malavitosi. Era della gente che si era messa a fare delle attività che andavano in contraddizione con la camorra o con le cosche criminali locali. Tutti, tutti, dal primo, da tutti gli altri 10. L'unico caso, vero? Ad esempio, anche la lettura che si è stata fatta allora del razzismo si stende nel napoletano o nel capuano, nel casertone. Il caporalato esiste nel sud da sempre per gli immigrati e per i bianchi. Esiste da sempre. No, è fatto tale quale. Tale qua, tale qua, certo. Lecce, nell'Eccese l'anno scorso, nelle stesse carovane organizzate dai caporalati, c'erano le ragazze del Salento, quelle del Brindisino e gli africani e gli albanesi. Nelle stesse carovane, sottoposte al caporalato, una struttura interna, un mercato del lavoro del sud, ma che c'entra con il razzismo? Niente. Le donne che fino al 77 hanno lavorato nella piana di Caserta, venendo dai Monti Lepini o dall'Irpinia e dormendo nei cascinari abbandonati e tornando d'inverno nei villaggi con il ricavato del denaro della raccolta dei pomodori, avevano esattamente lo stesso trattamento che hanno gli africani adesso che sono nei cascinari, che ricevono 1.000 lire a cassetta e che a ottobre invece di tornare sull'Irpinia tornano nel Maghreb. Tale qua. Siccome anche io ho capito che la tua tesi è che nel sud ci sarebbe meno razzismo Non che c'è razzismo. nel sud. Hai detto tu che il discorso è tutto legato ai diritti. Nel momento in cui c'è una richiesta di diritti, per esempio, si fosse un attacco serio al caporalato, da tranquillo che ci sarebbe anche lì il razzismo come al nord. Ma è tutto quello che io, c'è il caporalato anche in Emilia Romagna. Questo non è il discorso. È un discorso che il razzismo. Ho detto che il razzismo c'è quando c'è una differenza di E trattamento. dove nella società c'è un elemento cultura politico superiore,
nel sud, evidentemente delle masse agricole e delle magrebine che fanno fare i raccolti di pomodori, c'è un rapporto politico e sociale inferiore a quello che c'è tra i magrebini che lavorano nelle piccole industrie delle tipologie. Questo è un discorso differente, ma non mi puoi raccontare, scusa, senza che nel sud l'uomo è più buono, che ci sono tutti i disegni che salvano la raccolta. Ci mancherebbe che io sostenga che nessun uomo è più buono, anche perché non credo a questa questione da chi vanno. Ho detto molto brevemente, forse vi è sfuggito, che il processo di trasformazione della organizzazione produttiva del nord è completamente diverso negli anni 80 da quello del sud, e che allora una società più arretrata sul piano dello sviluppo economico, più diversa, arretrata nello stato generale, diversa. Produce ancora una cultura dell'accoglienza pur nelle condizioni economiche inferiori, che invece il no, una modifica profonda dell'assetto produttivo non produce una cultura dell'accoglienza. Se nella città di Milano, che è storicamente nota per essere stata socialdemocratica, paternalista, col cuore in mano, la capitale morale. No, mi ricordo benissimo, quando c'è stato Rocco e i suoi fratelli, c'era un razzismo verso i calabresi totale, altro che gli anni 60, totale, perché io abitavo a Labrate, in una casa che prima è stata invasa dalle ceramiche. Sì, però se andiamo al signor. Allora, diciamo. Il razzismo era totale. Scusate. No, non volevo entrare. Diciamo, dico che non volevo entrare. Perché sono venuti a Milano, sono sempre stati, non è così. Andrea, non è, sai benissimo che non è così. Ma no, scusa, non so perché sono vissuto nella casa, no, perché io invece... E c'era un razzismo anche della nostra anche di famiglia, sì. Andrea, perché io invece abitavo a New York, un momento storico dove c'erano le lotte, c'era un partito comunista che aveva la sua funzione storica, eccetera, eccetera. Allora, prendiamo subito una cosa. Se dobbiamo fare un ragionamento sulle migrazioni meridionali, cioè sul verso nord, è noto che è vero, che ad esempio c'è una differenza profonda tra quello che è successo a Torino e quello che è successo a Milano per le migrazioni meridionali. E questa differenza è data da una diversa condizione produttiva, non dal fatto che il torinese sia più razzista del milanese in sé. Allora, a Milano è vero che ci sono stati episodi di questo tipo, è altrettanto vero che c'è stato un inserimento molto rapido nelle fabbriche e nei quartieri e nella città milanese. È altrettanto vero che raramente sono visti, per un brevissimo periodo sono visti i cartelli non soffitta meridionali a Milano, e ci sono stati però per un brevissimo periodo. È altrettanto vero che gli operai comunisti di Alfa Romeo hanno fatto un numero speciale del Portello, che era il giornale mitico del giornale Alfa Romeo, e hanno detto, dove c'era scritto un meridionale, è stato eletto nel consiglio di azienda, come era la commissione interna, nel 62 hanno fatto un numero, un meridionale è stato eletto nella commissione interna, perché era un fenomeno straordinario, no? Tutto questo. Però è vero che lo Stato in quel caso è intervenuto costruendo enormi quartieri discutibili, Prato Soglio, Quarto Giaro, tanto altro, che questi qui in uno spazio relativamente breve sono stati inseriti massicciamente nel processo produttivo milanese, creandosi anche le loro comunità, le loro cose. Però insomma, è noto che all'origine del dibattito, dell'origine del dibattito della nuova sinistra nel nostro paese è stato se questo lavoratore, che poi diventerà l'operaio massa, il terzo livello, eccetera, eccetera, no? Più troppo noto, che veniva dal sud e non aveva minimamente la stessa ideologia del lavoro in termini positivi che aveva l'operaio comunista del nord, fosse un soggetto del conflitto o non lo fosse. In una prima fase gli operai comunisti hanno pensato che non lo poteva essere per la ideologia del lavoro. Nella prima fase i comunisti hanno considerato questa massa di operai come una massa oggettivamente reazionaria, di sotto. Benissimo, la nuova sinistra invece ha pensato che quello era il soggetto rivoluzionario. Benissimo. Resta il fatto che l'autunno caldo l'hanno fatto per larga parte gli immigrati del sud del paese. E allora, e anche per questo caso. Però cioè, non dobbiamo fare una storia.
l'esempio storico del razzismo. Ma non posso fare la storia d'Italia parlando degli immigrati oggi, da Andrea, cazzo, per ragione. No, però dillo, no, l'Italia. Ma non posso ogni volta riepilogare la storia d'Italia della rottura tra il 50 e il 60, l'ho raccontata 27 volte, cazzo, non posso andare. Chi è il nemico principale? Non era l'argomento, ho detto, sono d'accordo. Gli operai comunisti chiusi, professionali chiusi nelle fabbriche. Aspetta un momento, la sintetizziamo. Gli operai comunisti chiusi nelle fabbriche del nord hanno pensato che l'arrivo di questo soggetto, che aveva considerato sempre il lavoro fatica e non nobiltà e identità, perché questa era la differenza, fossero un pericolo per la struttura rivoluzionaria o antagonista o del conflitto per l'Italia del lavoro. Così non era, in effetti, come ha dimostrato la storia successiva, ed era un errore degli operai comunisti. Però la sinistra questo errore non l'ha fatto e ha investito intelligenza, ricerca, inchiesta e collaborazione con costoro. E sono in caduta Gasparazzo, per esemplificare. Va bene, per esemplificare. Però anche in quel caso, noi, anche in quel caso, per tornare agli oggi, anche in quel caso c'era un passaggio da un sistema produttivo ad un altro, dalla produzione organizzata su modello professionale alla catena di montaggio a diffusione massiccia. C'era anche prima la catena di montaggio, ma in quel caso viene estesa come modello principale dell'organizzazione del lavoro. Ma quando si cambia un modello produttivo, e nel caso dell'Italia del 60 così è stato, anche il resto della città intorno viene a modificarsi, per cui la città diventerà totalmente fordista, la città per fare un esempio, si faranno le case di tre locali ciclate sulla famiglia mononucleare tipica operaia, si faranno i mobili svedesi, e si implementerà i consumi con la lavatrice, l'elettrodomestico, la televisione, via via via, no? Questo è il modello fordista, sostanzialmente l'organizzazione della società, e questo cambia la cultura di e diffusa della gente che in quelle città vive. No? Allora, quello che io stavo dicendo è che al nord del paese in questi 10 anni è cambiata radicalmente la struttura produttiva del paese e questo cambiamento determina, lo chiamiamo localismo, frammentazione, impresa a rete, lavoro, cambia completamente la capacità di confrontarsi con un soggetto che viene da altri paesi e chiede lavoro, accoglienza e diritti qua. E che invece questo al sud, come non è avvenuto, persiste una cultura dell'accoglienza che è relativa alla società che non è ancora post-fordista. Questo è il concetto. Allora, la spiegazione sta nel fatto che qui le modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro, del modo con cui si producono le merci, della scomposizione della classe operaia, della sua dislocazione in tante piccole unità sparse sul territorio, del rendere una parte consistente di lavoratori imprenditori di se stessi, e quindi non salariati, ma diffusi sul territorio, produce una serie di frammenti di riterritorializzazione delle soggettività, direi magari riterritorializzazione conservatrice della soggettività, che sono il contrario della capacità di avere accoglienza. E dentro questa incapacità di fare accoglienza, perché si legge il territorio come una risorsa indispensabile per la realizzazione della propria ricchezza, che diventa con una sua torsione identità e appartenenza, vi è un processo di esclusione che viene continuamente falsificato quotidianamente fino al manifesto che ho citato all'inizio, e cioè che Milano è tappezzato da 3 giorni da migliaia di manifesti dove si dice Los Angeles, la città multiraziale, produce violenza, morte e sangue, no, impediamo l'immigrazione perché fino a finire non è Los Angeles, sostanzialmente. Non è vero. Un altro. Thank you.